delighted to be in Venice today for our sustainable fashion event. We organised this, the embassy and the DIT team in Milan, with Venice Fashion Week. And it's given us the opportunity also to highlight the work of two wonderful young designers, British designer and Italian designer, who are working at the cutting edge of sustainable fashion. And it's allowed us also to highlight the priorities of the British government around fashion is great and green is great. Quello che ho esposto durante la Venice Fashion Week è una parte dell'ultima collezione e precisamente è una collezione che racconta il legame tra l'uomo e la natura e quello che comunque continua sempre in ogni mia collezione. In questo caso c'è come elemento iniziale o come appunto materiale iniziale questa seta, che è una seta non violenta, a differenza della seta tradizionale dove si ammazza il baco all'interno del bozzolo. In questo caso si aspetta che il baco raggiunga l'ultimo stadio, che diventi farfalla, e poi si raccoglie il bozzolo ormai abbandonato. L'attenzione, diciamo, dietro a quello che è il mio brand è l'attenzione a quello che è il valore della vita in senso alto, quindi anche un'attenzione a quella che è la scelta dei materiali che siano più in armonia con i ritmi della natura e quindi rispetto della vita. Hi everyone, we're here at the Tableau Vivant to present some of my collection along with Tiziano. It's a really amazing event to be part of. It's showcasing how the government can work with trade to build a more sustainable future. The fabrics that I've used in these pieces are some Burberry waste, upcycled Swarovski crystal, some ethically sourced wool and some recycled plastic bottle wadding. And it's a super exciting time because I get to explore all of these amazing ways to find fabrics and work with new materials that don't harm the planet. Sono Marina Ermonger, responsabile moda del Department for International Trade. Oggi il nostro team è venuto a Venezia per organizzare una Sustainable Fashion Day, una giornata dedicata alla moda sostenibile, con la conferenza UK Italy Lessons in Sustainable Fashion, per promuovere la condivisione di best practice tra Italia e Regno Unito sulla formazione degli stilisti del futuro, la formazione del consumatore e la condivisione di esperienze e pratiche per una moda che non inquini e che sia etica. Alla fine della conferenza c'è stato un tableau vivant con le collezioni dei due stilisti ospiti, Patrick McDowell del Regno Unito e Tiziano Guardini, grande stilista italiano. Quindi un confronto anche di stile nelle bellissime sale dell'Hotel Casagredo a Venezia.